Do abbastanza velocemente la parola al nostro primo key speaker, che è Giuseppe Attardi, che devo dirglielo, lui non lo sa, non so quanto lo sappia, ma è a lui l'origine di tutto questo, nel senso che poco prima di andare alla conferenza di IUCD del 2020, io ho ascoltato questo evento che lui ha organizzato a Pisa, io non c'ero presente, ma poi l'ho ascoltato in registrazione, sulla deriva della tech economy e sui problemi. Cioè, c'è un po' su questa sensazione che specialmente gli informatici hanno di grande delusione delle aspettative di quello che doveva significare il web, la rivoluzione digitale. È stato un incontro bellissimo, molto interessante, molto entusiasmante, dall'ascolto del quale io sono uscita fuori dicendo a me stessa, beh, ma chi è che deve traghettare questo cambiamento? Perché chi è che deve darci gli strumenti per capire quello che sta succedendo e capire quello che si deve fare, cioè come reagire? E la mia risposta è stata il Digital Humanities, cioè l'umanista digitale, ma ho ritenuto doveroso e bello, interessante, chiedere a Beppe di, diciamo, di riprendere questi temi per IUCD. Dico molto rapidamente chi è Beppe Attardi, che molti conoscono, è professore ed è stato professore ora da pochissimo in pensione di informatica all'Università di Pisa, ha lavorato al laboratorio del MIT per le intelligenze artificiali, al Sony Paris Research Laboratory, all'International Computer Science Institute di Berkeley, allo Yahoo Research di Barcellona, ha sviluppato Omega, un precursore dei linguaggi ontologici del web, CMM, il garbage collector usato da Java, e anche DSR, un analizzatore grammaticale per diverse lingue. Ha partecipato allo sviluppo di Arianna, il primo motore di ricerca italiano, e di iStella. È fondatore e socio di diverse startup in Italia e in Spagna, si è occupato della realizzazione delle reti in fibra ottica del Joint Resource Center di Ispra, e della rete nazionale di ricerca GAR. Ha promosso la diffusione di internet in Italia attraverso la campagna NoTut per ridurre i costi di accesso alla rete. È stato responsabile della realizzazione della piattaforma cloud del GAR. Ha contribuito alla stesura della strategia italiana sull'intelligenza artificiale e alla nascita del primo dottorato nazionale in intelligenza artificiale. L'obiettivo principale delle sue ricerche attuali è di rendere il computer in grado di comprendere il linguaggio umano utilizzando tecniche di deep learning. È un amico e sono molto orgogliosa di averlo tra gli amici e gli do molto volentieri la parola. Vai, Beppe. Grazie Enrica per l'invito e agli organizzatori per questo invito. E volevo anche ringraziare Mirko Tavoni perché nella sua introduzione ha toccato vari temi di cui parlerò oggi. E dicevo, non ci siamo messi d'accordo, è esattamente la sua quadratura è perfetta e sottoscrivo una per una le sue parole. E, curiosamente oggi siamo a distanza, quindi non siamo face to face, però ci vediamo il volto. Perché se fossimo face to face avremmo il volto coperto, quindi siamo in una situazione quasi paradossale. Bene, allora, come ha detto Enrica, l'argomento di cui parlerò è stato presentato poco più di un anno fa a un incontro che abbiamo organizzato nel 50 anni della nascita del corso di laurea in informatica a Pisa. E aveva lo stesso titolo di oggi. Cosa è successo in questo anno, poco più di un anno? Beh, se ne è parlato un pochino, ma non molto. Il tema in realtà è scoppiato il 7 di gennaio 2020, 2021. Il 7 gennaio 2021 è considerato il Ground Zero. E cosa è successo quel giorno? Beh, Donald Trump è stato bandito, messo al bando da Twitter e da Facebook. Ne parleremo più avanti, però oggi, in questi giorni, se ne parla ovunque del problema, di come mai queste poche aziende tecnologiche
hanno un potere tale di decidere cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare. Non soltanto noi comuni mortali, ma anche la persona più potente al mondo, che è il Presidente degli Stati Uniti. E a questo punto si è aperto il dibattito, siamo qui a parlarne, e quindi è diventato oggi un tema molto importante, molto acceso. Allora, la mia riflessione parte, come diceva Enrica, dal fatto che noi abbiamo assistito in pochissimi anni a uno sviluppo dell'informatica che si può dire abbia creato quelle che si chiamano general purpose technology. Ne ha create tre in pochissimi anni, quasi con un ritmo fisso, diciamo, ogni 15 anni. Personal computer negli anni 80, internet nel 95 e di recente cloud e artificial intelligence. Una general purpose technology è una di quelle tecnologie che cambiano interamente, drasticamente il nostro modo di vita e il funzionamento della nostra società. E diciamo se ne conoscono poche, diciamo, nel mondo, nella storia. Quindi averne viste tre in 45 anni, poco più, è veramente straordinario. E diciamo, abbiamo il digitale, sappiamo tutti che ci ha davvero sconvolto, cambiato il modo di operare la nostra vita. E aveva moltissime aspettative, avevamo moltissime aspettative e faceva tantissime promesse. Quindi benefici ne abbiamo visti, maggiore libertà da filtri e da censure, chiunque può parlare con chiunque altro, maggiore uguaglianza, stessa opportunità per chiunque, eliminazione di intermediatori, ciascuno può parlare direttamente con come abbiamo visto oggi, con chi fa uno spettacolo senza dover andare presso un editore che sceglie quali sono i libri da pubblicare. E quindi allargamento anche della democrazia, partecipazione più vasta, maggiore trasparenza su tutto quello che avviene intorno a noi. Arricchimento delle persone, perché la cultura viene messa a disposizione di tutti, abbiamo accesso a tutte le informazioni in spazi aperti e facilmente utilizzabili. Quindi questi sono stati i benefici. Eppure nell'ultimo decennio qualcosa è andato storto. Questo articolo del New York Times lo intitola The Decade, The Tech Lost Its Way. Cioè, in qualche modo, negli ultimi 10 anni la tecnologia ha perso in qualche modo il suo percorso originale. Quindi quello che è successo è che gli intermediari, che avrebbero dovuto essere aboliti, sono in realtà diventati sempre più concentrati, sempre più potenti e in mani di pochissime persone. E sono diventati in grado di condizionare gli individui e la società. Allora, come si interpretano questi fenomeni? E questa è la ragione per cui ne parliamo qui oggi, ritengo, ossia occorre affrontare questa questione da una serie di punti di vista diversi, che sono appunto non soltanto quelli tecnologici, cioè la tecnologia che ha portato a queste cose, quindi l'informatica, quindi le piattaforme, i servizi che usiamo quotidianamente, ma anche gli altri aspetti che riguardano la persona. Molti di questi fenomeni, cercherò di spiegarlo, dipendono dal nostro limite della nostra mente, le nostre capacità mentali hanno dei limiti e questi limiti ci mettono, fanno fatica a comprendere certi fenomeni, ci troviamo travolti dai fenomeni dopo che sono avvenuti senza averli saputi prevedere o anticipare e quindi occorre intervenire analizzando i problemi da questi aspetti, diciamo, più umanistici, aspetti sociali, psicologici, che sono appunto aspetti proprio della nostra mente, e poi legislativi, giurisprudenza, normativi. Ovviamente tutto questo ha portato delle grandi modifiche di aspetti economici, per cui le concentrazioni, la mancanza di concorrenza, creazione di monopoli. Quindi sono altre discipline, oltre all'informatica, che vanno coinvolte in queste analisi. Allora io comincio per capire, diciamo, quali sia i fenomeni. Scusate che non si muove. Ok. Eccoci qua. Allora, prima di affrontare un problema bisogna capirlo. Quindi il primo passo è quali sono i meccanismi del digitale che hanno portato a questa situazione, diciamo, alla diffusione del digitale. Ci sono tre leggi, diciamo, di tipo matematico, che non vi darò le formule, vi do, diciamo, è molto intuitivo, basta vedere il loro andamento in grafici. E la prima è la legge di Moore, che descrive il modo con cui la potenza dei computer aumenta nel tempo. È una legge anche questa, diciamo, esponenziale, come conosciamo, e quindi i calcolatori diventano sempre più piccoli, sempre più potenti, sempre meno costosi. E questo vuol dire che si diffondono, possono diffondersi. L'altra invece è una legge che è più correlata alla nostra comportamenti umani e alla nostra capacità mentali, ed è la legge di Zipf,
nata appunto, espressa diciamo in termini degli studi della linguistica, sulla frequenza dell'uso delle parole, se vogliamo. Però diciamo, ha un andamento che si ritrova in tantissimi fenomeni, per esempio la popolarità dei video su YouTube. Questo vedete un grafico e vedete che il video più popolare è un altissimo numero di visualizzazioni, il secondo più popolare ne ha la metà, il terzo un terzo e così via. Quindi c'è una decrescita altissima, rapidissima, della popolarità, della curva della popolarità. Anche in economia la chiamano distribuzione di Pareto, che riguarda la distribuzione dei guadagni, dei salari e dei guadagni delle persone. Ma è lo stesso fenomeno. Cioè c'è una concentrazione, perché noi siamo abituati a ricordare soltanto poche cose nella nostra testa e quindi tendiamo a tutti quanti a osservare la stessa cosa. E più ciascuno di noi guarda la stessa cosa, più altri guardano quella stessa cosa e questo fenomeno si accumula e produce questo andamento. E la cosa curiosa è che se tu ribaltate questa stessa curva, che semplicemente ha fatto una riflessione su uno specchio, questa diventa una curva esponenziale che corrisponde in realtà ai guadagni, cioè quelli che si trovano in cima nella popolarità guadagnano esponenzialmente di più di quelli che invece sono più in giù. È lo stesso andamento, diciamo, molto simile, non è esattamente lo stesso, ma diciamo, questo vi dà l'idea che le due cose sono correlate. A questo poi, se colleghiamo a questo il fenomeno della diffusione esponenziale, e quello l'abbiamo visto con il Covid, no? Quindi vediamo che certi meccanismi che possono trasferirsi da persone all'altra, oppure attraverso gli strumenti, in questo caso i meccanismi, il sistema di trasporto e la connessione digitale, possono diffondersi con una rapidità immensa. E questi sono i fenomeni che hanno prodotto la situazione in cui ci troviamo ad oggi. Adesso li vedremo in dettaglio, ma è importante capire cosa c'è dietro. Cioè non sono cose che sono avvenute improvvisamente, sono avvenute perché ci sono all'opera questi tre meccanismi di fondo. E questi meccanismi di fondo in realtà sono, per esempio, le leggi esponenziali, la crescita esponenziale, sono difficili da capire, la nostra mente fa fatica a capirle. Questo è un esempio che da un libro di uno psicologo, premio Nobel per l'economia, Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, che discute come la nostra mente ha dei limiti a capire certi concetti. Questo è un esempio famoso dello stagno delle ninfee. Se in un lago avete delle ninfee e dopo 48 giorni, e questi si raddoppiano, diciamo, in numero ogni giorno, e dopo 48 giorni lo stagno è pieno, a quale giorno lo stagno era pieno a metà? La maggior parte della gente vi direbbe a 24 giorni. Invece in realtà la crescita esponenziale dice il giorno prima, il 47esimo giorno. E questo è un fenomeno che non capiamo, diciamo. Quando lo viene spiegato lo capiamo, però in realtà non riusciamo, quando avviene non lo capiamo. E questo l'abbiamo visto con il Covid. Il Covid ha avuto questo andamento di curva esponenziale, in cui all'inizio uno non si preoccupava tanto, lo raccontava anche Enrica, che all'inizio tutti pensavano che sarebbe andato via rapidamente, era una semplice sindrome esponenziale, sarebbe andata via come tutte le altre, e perché in quel momento cresceva piano piano. Dopodiché, quando il sistema esponenziale comincia a funzionare, la curva prende rapidamente una crescita a picco, e a quel punto è troppo tardi, non c'è più fermarla. In realtà la curva reale è più quella che vedete in blu, cioè la curva logistica, perché a un certo punto quando si ferma, non perché non possa crescere, perché diciamo, siamo tutti infetti, quindi non c'è più nessun altro da infettare. Però questo è il meccanismo. E non solo facciamo fatica a capirlo quando succede, ma anche dopo che abbiamo avuto l'esperienza, perché se voi vi ricordate, noi abbiamo avuto un picco a marzo ad aprile, dopodiché a settembre, da agosto, sembrava che si fosse tutto fermato, ma a settembre è ricominciato tutto di nuovo, ma nel senso, tutti dicevano, è tutto sotto controllo, che problema c'è? Dicevano, sì, è vero, adesso sono 100 e ci sono 100 infetti al giorno, ma sì, il giorno dopo sono 150, 160, 120. A un certo punto diventavano 1000, tre giorni dopo erano 2000 e siamo arrivati a 30.000. Quindi nonostante avessimo avuto qualche mese prima un drastico, terribile fenomeno che ci ha colpiti, 6 mesi dopo ci siamo già dimenticati. Questo è un problema psicologico, è un problema della mente umana, non è un problema, diciamo, sono fenomeni che non sappiamo capire nella loro dimensione come avvengono. E questo, diciamo, altri esempi, diciamo, del fatto che noi abbiamo problemi della nostra mente sono questi. Per esempio, se la concentrazione è la legge di Zipf.
Se io vi chiedo quanti motori di ricerca conoscete, vabbè, la maggior parte di voi dirà uno. Quanti social network conoscete? Uno, forse due. Quanti negozi online conoscete? Anche qui, non lo cito perché tutti sappiamo qual è. Quali servizi di video conoscete? Anche qui probabilmente non conoscete uno, forse due, e così via. E questo dipende dal fatto che la nostra mente può tenere in testa soltanto poche cose, quindi 6 o 7 cose, e naturalmente quindi per cercare di risparmiare, e quindi ciascuno di noi tiene in mente una cosa. Poi se quella cosa lì è la stessa che prendono tutti, e quella diventa l'unica che tutti conoscono. E quindi questo effetto di concentrazione fa crescere esponenzialmente i guadagni, come abbiamo visto nella curva riflessa. Non solo, ma questo provoca con la velocità del digitale il fatto che questo fenomeno non resta limitato a un settore. Una volta poteva dire, beh, abbiamo in Italia abbiamo la televisione, un monopolio televisivo, e beh, c'era uno, ma era solo in Italia. Adesso questo avviene in tutto il mondo, e non solo, ma questo si espande ad altri settori, perché quando Google ha cominciato, faceva un motore di ricerca, poi ha cominciato a fare video, poi a fare cloud, Amazon vendeva libri, poi adesso è diventato merci, cibo, anche loro cloud, video, eccetera. E questo fa concentrazione anche di risorse finanziarie e di guadagni, fa sì che loro possono entrare facilmente in nuovi settori, perché hanno entrate da un servizio e una parte la dedicano a un nuovo servizio e diventano rapidamente monopolisti anche in quel servizio. Se non ce la fanno da soli, acquistano i concorrenti perché hanno sufficientemente risorse finanziarie per farlo, e poi ostacolano i nuovi entranti. Dropbox, per esempio, è un recente esempio, un servizio di condivisione di dati che è in difficoltà. Adesso sta licenziando 300 persone perché ha la concorrenza di colossi. Allora, ripeto, per poter affrontare le questioni bisogna comprenderle prima, quindi occorre dare modelli interpretativi, ne darò diversi, perché ripeto, non sono soltanto questioni tecnologiche. Allora, uno di questi modelli interpretativi è quello che dà Stefano Quintarelli in un libro recente che è uscito da poco, che si intitola, un anno fa circa, si intitola Capitalismo immateriale. E lui spiega appunto che la differenza tra il mondo materiale in cui si produce con le merci fisiche e quello immateriale in cui invece le merci sono digitali, quindi si diffondono rapidamente, i costi della produzione in un caso sono altissimi, quelli immateriali sono pochissimi, la riproduzione è lo stesso nel caso immateriale praticamente zero e riprodurre invece nel materiale ha dei costi. E così via. Quindi questo modello, appunto, dal punto di vista diciamo, della differenza tra materiale e immateriale, ci spiega cosa c'è di nuovo alla base della differenza tra il mondo passato e il mondo digitale di oggi. Però ci sono anche altre situazioni che si vengono a creare dopo questo. Uno di questo modello interpretativo è quello che ha illustrato Shoshana Zuboff, che è una ricercatrice di Harvard, che lo chiama surveillance capitalism. Surveillance capitalism è quello in cui noi siamo una specie di panopticon in cui noi siamo tenuti sotto controllo da un qualche entità che ci controlla, vede quello che facciamo, decide sulla base dei nostri comportamenti cosa dobbiamo fare, e quindi è rappresentato come un modello di mercato in cui quello che viene fatto scambiare in realtà non sono i prodotti che noi compriamo, ma siamo noi stessi che vengono i nostri dati personali vengono trasmessi, raccolti e venduti ad altri. E queste attività si basano sul fatto che si possono offrire dei servizi gratuitamente e compensando diciamo, i costi dei servizi attraverso le entrate pubblicitarie. Questo avviene spesso all'insaputa degli utenti e si dimostra, e Zuboff lo descrive in dettaglio, sul fatto che non soltanto guardano quello che facciamo, ma alla fine influenzano anche le nostre scelte, perché ci orientano nei nostri comportamenti. Allora, il meccanismo, alcuni lo chiamano, questo è un altro modello interpretativo, è quello della platform economy. Nella platform economy abbiamo il tipico società che vende dei prodotti, alla sinistra, che è il venditore, ma lui non parla con il cliente. Cioè, nel mezzo, tra lui e il cliente, c'è la piattaforma. Quindi, la piattaforma è quella che dovrebbe fare da mediatore tra il venditore del prodotto e l'acquirente, ma in realtà succede il contrario.
Cioè è la piattaforma che vende al venditore il cliente, è lui che vende il cliente al venditore, anziché il venditore vendere lui un prodotto al cliente. E quindi il flusso di denaro è che i denari vanno dai clienti alla piattaforma e dal venditore alla piattaforma. C'è una piccola parte, diciamo, che poi, cioè, in realtà una parte che dovrebbe essere quella sostanziale, ma spesso non raggiunge nemmeno il 60-70%, di quello che è il compenso per la merce vera e propria, cioè il prodotto finale. Allora, quindi, come capite, questo chi si mette nel mezzo e, diciamo, raggruppa miliardi di utenti, riesce a conquistare dei guadagni che sono esorbitanti. Tenete presente che le piattaforme prendono qualcosa come il 30% dei guadagni su ciascuna transazione. Quindi quelli che sono alla fine i venditori si sono ridotti, diciamo, ad essere in qualche modo lavorare per le piattaforme anziché lavorare per se stessi. Sapete che recentemente ci sono state anche lì delle questioni, delle cause per il fatto che alcuni produttori di videogiochi si sono rifiutati, diciamo, di usare la piattaforma Apple e hanno cercato di fare una propria, e a questo punto Apple li ha banditi dalla sua piattaforma e quindi è nato un conflitto tra di loro. Quindi questo produce degli effetti economici che sono impressionanti e devastanti. Allora, ebbene, anche qui ci vorrebbero appunto degli economisti più bravi di me, diciamo. Io vi do soltanto degli spunti per capire dove sono le problematiche su cui bisogna riflettere e concentrarsi. Quindi queste sono disuguaglianze esorbitanti e crescenti. E solo di differenze tra le aziende, per cui quindi i colossi che gestiscono le piattaforme di fatto sottraggono guadagni alle piccole e medie aziende, che sono quelle che producono fanno il vero lavoro. Quindi quando qualcuno ha fatto notare che il più grande sistema di affittacamere o affittatore di locali non ha neanche una casa, il più grande sistema servizio di trasporto non possiede neanche un taxi, e così via. Quindi c'è un conflitto a livello aziendale, ma c'è un conflitto tra paesi, perché quelli che hanno la possibilità di trasferire i guadagni in paesi con tassazione molto bassa possono, diciamo, di fatto assorbire i guadagni che sarebbero dovuti nei paesi in cui loro stessi erogano i servizi. Ma poi c'è un fenomeno terribile tra i lavoratori, cioè si sta creando una separazione tra quelli che sono gli high, come si dice, no? Si dice così il segno, high level research, sì, lavoratori, quelli che sono privilegiati, che lavorano nel mondo della high tech, che hanno tutti i privilegi, hanno grandi guadagni, diciamo, salari altissimi, vengono scambiati, vengono ricercati e le ditte se le sottraggono uno con gli altri, e poi quelli che sono invece lavoratori della catena del livello più basso, low, dice, il cosiddetti gig worker, cioè quelli che sono sottopagati e lavorano al servizio delle macchine. E qui, sempre per ricordare l'importanza, diciamo, della visione dal punto di vista, diciamo, di un umanista, in questo caso di un regista cinematografico, io qui vi invito a seguire, o se non avete già visto, il film di Ken Loach, Sorry We Missed You, che racconta proprio la vita di una famiglia e, diciamo, le disavventure e le disgrazie di una famiglia che finisce in questo vortice. E c'è una scena molto toccante in cui la moglie del protagonista, che fa da badante, diciamo, come mestiere, arriva affannata a casa di una signora di cui fa la badante, arriva in ritardo e si scusa e dice: sa, perché ho dovuto fare questo, mi sono alzato alle 6 di mattina, mi sono fatto questo, e la signora che la guarda, lei è stata pensionata, diciamo, ma faceva la sindacalista, che le dice: ma che fine ha fatto l'ora di lavoro di 8 ore? Questo vi dà la dimensione, diciamo, non esiste proprio questo concetto, cioè le conquiste dei lavoratori del secolo scorso nemmeno esistono, nemmeno ci si pensa, cioè quindi questo fa dire la situazione drastica in cui, di situazione estrema in cui ci siamo trovati, sommersi da un fenomeno che non abbiamo saputo capire. Ma questo riguarda non soltanto i lavoratori dei trasporti, delle consegne, eccetera, ma riguarda anche sulla stampa. Questo è un articolo che è uscito sul New York Times in cui si fa dire che la concentrazione dei monopoli sta distruggendo la stampa, perché ormai la pubblicità viene
Anche questo è un monopolio. Google gestisce con la piattaforma Double Click l'80% della pubblicità digitale e quindi si assorbe tutti i guadagni della pubblicità e ne lascia le briciole, diciamo, ai giornali. Quindi i giornali riescono, fanno fatica a sopravvivere perché viene sottratta una delle principali fonti di sostentamento. E questo loro lo chiamano come un breakdown etico. Una conseguenza del fatto che i sistemi informativi diventano loro stessi succhiano, diciamo, le fonti, diciamo, di sussistenza agli altri sistemi. E si cita il fatto che purtroppo, diciamo, negli anni 70 le normative sugli antitrust sono state addirittura rilassate, mentre anziché essere rafforzate. Effetti sociali. Abbiamo effetti sociali, per esempio quello che citavo prima, la messa al bando di Donald Trump da Twitter e Facebook. A quel punto ci siamo accorti che stava succedendo qualcosa. Tutti i giornali, ripeto, ne parlavamo noi da un anno fa, pochi ci sono preoccupati, oggi invece tutti ne parlano. Allora, la questione, visto che è all'ordine del giorno, provo a approfondirla, ripeto, qui ci vorrebbe più che altro, ci vorrebbe un giurista. E io ho sentito dei giuristi, ma ho sentito delle cose assurde. Allora, i giuristi dicono, no, non c'è niente da fare, dice loro sono aziende private, chi le usa accetta i loro term of services, quindi possono cancellarli. Come li hanno ammessi, lo possono cancellare. E quindi il term of service di Twitter dicono che posso cancellare un account per unlawful behavior, cioè comportamento contrario alla legge. Ma chi decide se è un comportamento contrario alla legge? Loro. Cioè loro hanno una giurisprudenza diversa, separata da quella dello Stato nazionale. Quindi si sostituiscono allo Stato industriale, alle strutture dei paesi democratici. Hanno i loro tribunali. Allora, l'altra cosa, le clausole contrattuali sono asimmetriche. Cioè, non è vero che io posso liberamente scegliere. Posso non starci su Facebook, posso non stare su Twitter, specie se sono un politico che vuole raggiungere un pubblico vasto e ampio. No, non è così, non sono simmetriche. D'altra parte, è persino scritto nella GDPR, la scelta, diciamo, di aderire a un servizio deve essere libera e non condizionata. Questo cosa non è, perché tu non puoi non esserci, non puoi non usare quel servizio. Quindi l'opzione di non usare non c'è normalmente. E viene tolto un diritto, per esempio, all'identità. Per esempio, molto spesso voi vi viene chiesto se volete entrare in un servizio usando il vostro account Google o Facebook, no? Se voi non siete su Google o Facebook non potete usare, che è una cosa minima, ma diciamo comunque conveniente, quindi viene sottratto una possibilità. Allora, gli effetti legali, dicevo, fino a qualche, non una decina di anni fa, fino a qualche anno fa, in realtà forse anche fino all'anno scorso, io stesso ero tra quelli che sosteneva che le piattaforme devono essere libere, diciamo, di operare e non essere soggette alla normativa, diciamo, riguardo alla stampa. E vive una certa quale franchigia, dicevo, offrono spazi per pubblicare i contenuti, non sono responsabili dei contenuti. Allora, peccato che il 7 gennaio 2021 loro hanno fatto proprio questo, hanno deciso di controllare i contenuti. E a quel punto è finita l'età dell'innocenza, perché loro stessi automaticamente dimostrano di essere coloro che controllano i contenuti. E si diceva, ma non possono controllare i contenuti di tutti, è troppo impossibile, non esiste la tecnologia. Ebbene, lo fanno. E quindi a questo punto, diciamo, la questione di nuovo ritorna in discussione. Quindi bisogna riaprire il discorso, non è più vero che le piattaforme sono irresponsabili, fanno quello che lasciano fare qualunque cosa. Non solo, ma tra l'altro esistono anche sentenze in Italia in cui qualcuno è stato condannato per diffamazione con l'aggravante della diffusione a mezzo stampa, perché aveva fatto un post su Facebook. Quindi dal punto di vista legislativo, già oggi pubblicare qualcosa su Facebook è considerato equivalente a una pubblicazione a mezzo stampa dal punto di vista delle punizioni. Però, diciamo, in realtà non è invece più, non c'è la responsabilità di chi quei contenuti li lascia passare. Veniamo agli aspetti psicologici, qui ripeto, qui ci vorrebbe un'altra competenza, ci vorrebbe competenza di psicologia, e quindi io mi scuso se quello che dico non è esatto o corretto,
E quindi invito, diciamo, chi ne sa più di me, farò un appello finale su questo, diciamo, dovremmo trovarci insieme per affrontare questi problemi da tutti i vari aspetti. E qui, diciamo, ripeto, non vado nel dettaglio perché non c'ho tempo, ma vi rimando a un film che si chiama The Social Dilemma. E The Social Dilemma, appunto, è un documentario in realtà in cui sentiamo parlare persone che hanno lavorato per queste aziende, Google, Facebook, Twitter, eccetera, in cui spiegano che questi media sono stati disegnati, progettati proprio per fare la manipolazione degli utenti e quindi per ottenere guadagni attraverso la manipolazione degli utenti. E non soltanto, ma anche per produrre un effetto di assuefazione, addiction, manipolazione addiction. Allora, possa anche sembrarvi estremo, ma guardate il film, perché in realtà non è così assurdo. Allora, la seconda cosa, quindi abbiamo una certa addiction all'uso degli strumenti digitali. La seconda cosa è abbiamo un'altra droga che si collega alla prima, che è quella della pubblicità. Allora, in un'era dell'informazione perfetta, abbiamo tutto accesso a tutte le informazioni possibili e immaginabili. Che serve la pubblicità? La pubblicità serviva per far conoscere servizi e prodotti a chi non aveva accesso a queste informazioni. Ora le abbiamo tutte, quindi potremmo avere sistemi di raccomandazioni, scambi con conoscenti, amici che hanno usato prodotti simili, reviews, eccetera. No, allora, la pubblicità viene usata per drogare il mercato. E quindi e crea assuefazione, nel senso che noi ci abitua ad usare servizi gratuitamente, apparentemente gratuitamente. Però, come abbiamo detto, in realtà qualcosa si paga. Quindi quello che succede è che viene trasformato l'obiettivo di farci scegliere ciò che preferiamo, che quello dovrebbe essere un sistema, diciamo, di mercato libero, e hanno l'obiettivo di farci passare il più tempo possibile a scegliere. Cioè, noi l'obiettivo della piattaforma è di farci stare il più possibile lì. Non importa cosa che scegliamo bene o male, perché loro non vendono i prodotti, loro vendono semplicemente il nostro tempo, la nostra presenza sul loro sito a chi vende i prodotti. E quindi, come dicevamo prima, come dice la Zubo, gli utenti diventano le merci di scambio. Cioè, quello che è venduto è la nostra attenzione. Non credo siano tanto i profili, non è tanto una questione di dati personali, c'è anche quello, ma non è così, perché le norme lì ci sono. Quindi, per esempio, Google, Facebook non possono più, il caso famoso di Palantir e di Cambridge Analytica in realtà era stata una falla, ma diciamo loro non possono vendere i nostri dati personali, però quello che fanno è usano le nostre preferenze, i profili che loro costruiscono in base ai nostri comportamenti per aiutare l'appiazzamento della pubblicità. Quindi e non è tanto un problema di vendita dei dati, quello. Tutto questo fa sì che la situazione sia un po' come quella rappresentata in questo quadro di Bosch. Cioè, noi veniamo attratti dalle cose mirabolanti che possono essere il cellulare di ultima generazione, il Bitcoin, i social network, i 5G, e nel frattempo, mentre noi siamo distratti a vedere queste cose che bellissime, c'è qualcuno che ci sottrae qualcosa dalla tasca. E questi sono i dati, la nostra sovranità digitale, la parità tra individui e tra aziende e società, e soprattutto e poi la possibilità di competere. Lo salto. Allora, questo fenomeno avviene a scala globale e queste concentrazioni avvengono, sono avvenute e continuano ad avvenire in due zone del mondo che sono facilmente identificabili, sono gli Stati Uniti e la Cina. Qui vedete a sinistra, in questi cerchi di grandi dimensioni rappresentano la capacità, le entrate relative delle grandi aziende tecnologiche americane, quella a sinistra, quella a destra sono quelle cinesi e nel mezzo sono quelle europee, che siamo assolutamente in gravissimo ritardo. Qui non ho tempo, ne ci vorrebbe un'altra discussione a parte, ma lo butto lì. Chi controlla il cloud? Ora tutti i servizi girano sul cloud. Chi controlla il cloud controlla tutta l'economia e tutte le attività umane. Facciamo tutto con digitale, il digitale ormai gira sempre più su sistemi cloud, chi controlla quella tecnologia controlla tutto. Abbiamo visto un altro esempio anche qui, qualcuno potrà dire che ha fatto bene o ha fatto male, ma per esempio quando è stato messo al bando Trump ha detto ma io che ne vado sulla forma Parler, che è sulla piattaforma Parler e faccio venire lì i miei follower. Che è successo? Amazon ha chiuso. Parlo gira sulle macchine, sul cloud di Amazon, Amazon ha chiuso i servizi di Parlo. Allora, possiamo essere
avere le nostre opinioni sul fatto se sia stato giusto e sbagliato la scelta e la decisione. Il problema è che l'hanno potuto fare, e questa è la questione. Può un'azienda privata decidere in maniera completamente autonoma, di fuori dei normali canali democratici, chi e cosa può usare i suoi servizi? Allora, questo fenomeno di espansione, non c'ho tempo qui per andare in dettagli, ma Amazon è un caso estremo. Amazon è riuscita a conquistare il primo posto in una serie di servizi, quindi a partire, diciamo, da quello delle vendite online, poi è diventato il primo nel cloud computing, quindi il 49% dei servizi cloud gira su macchine di Amazon. Alexa è il numero uno nei voice assistant, quindi avete una macchina, quasi tutti ormai hanno una macchinetta con cui parlano, l'abbiamo visto anche nel filmato dei ragazzi. Amazon Prime è il secondo streaming video, non è il primo ancora, ma ancora segue a breve distanza Netflix, e quindi si espande. Adesso è stato nei giornali, nel Washington Post, nei servizi sanitari, ha creato una sua azienda sanitaria, e nella formazione. Attenzione quindi noi che siamo nel mondo universitario, che quello possono essere venire rapidamente a invadere il nostro settore se non ci adeguiamo rapidamente. Questa è un'espansione incontrollata, quindi crea concentrazione, l'espansione si espande da un settore all'altro e avviene attraverso sussidi incrociati, guadagni da una parte, sposti i guadagni per fare un'altra cosa e distrugge la competenza, la competizione in quel settore. Allora, questo scusate, l'abbiamo già visto. Quindi, cosa possiamo fare? Allora, intanto capire questi fenomeni e poi, diciamo, diventare in qualche modo presenti, quindi padroneggiare la tecnologia, capire come funziona, saperla usare, e poi riequilibrare le forze di mercato. Le forze di mercato non si riequilibrano tra di loro, c'è poco da fare. Il libero mercato tende alla concentrazione ai monopoli, se non si ferma non si fa nulla. Lo stesso la legge di Zipf, nessuno la ferma se non impariamo noi a come adottarla. Occorre investire nelle soluzioni che sono sostenute dal pubblico, che sono aperte a tutti, e poi diciamo essere in grado, diciamo, di restare attenti a quelle, alle evoluzioni che avvengono prima che avvengano e ci sommergano. Allora, soluzioni. Quanto tempo mi rimane? Ok, sono ancora 5 minuti? No, ne hai di più, caro, perché fino alle 11 e quarto puoi parlare, okay. Quindi vai pure tranquillo. Perfetto, allora siamo perfettamente in tempo. Allora, soluzioni. Allora, primo, se voi parlate di queste questioni, e io ne parlo molto nei forum tra gli informatici hanno subito una soluzione, che è una soluzione informatica. Però, peccato, non funziona. Quindi, è una soluzione, sono sempre illusorie. Non si esce da una dipendenza psicologica dandovi un altro strumento digitale, no? Questo è un problema della nostra mente, è al nostro interno che dobbiamo lavorare. La premessa quindi è di capire questi fenomeni. Soprattutto sappiamo dagli psicologi che per uscire da una addiction, da una suefazione, è molto difficile e faticoso. Occorrono l'aiuto di psicologi o andare in comunità, cioè deve essere un lavoro, uno sforzo che viene fatto. Ma la prima cosa è riconoscerla, quella dipendenza, quella suefazione. E questo è difficile, perché noi siamo stati abbindolati, nel senso i servizi, le cose che facciamo, in realtà ci piacciono, sono state pensate per essere gradevoli, facili da usare. E quindi se voi chiedete a qualcuno di... come se vedete nel social dilemma, la madre tenta di sottrarre il cellulare alla figlia, questa si ribella, non vuole. Quindi la premessa è di capire. E quindi per curarsi bisogna intanto capire di essere affetti da quella patologia, da quella soddisfazione. La cosa è molto difficile perché la gente non se ne rende conto. Non si rende conto il fatto che ne stiamo parlando da un anno e mezzo, l'evento che citava Enrica era del dicembre 2019 e ancora, se non fosse esploso questa situazione con Trump, non se ne sarebbe ancora parlato. Allora, naturalmente le security technology ci sono state proposte, per esempio, tutti dicono, ah beh, certo, social media dei monopoli non vanno bene, facciamone uno aperto, no? La soluzione è open source, e quindi... o decentralizzate. Cioè, a questo punto la soluzione cos'è? Ce ne sono tante. Allora ce ne sono tante, quindi cito alcuni, ActivityPub, Diaspora, tutti i miei colleghi mi dicono, ah sì, ma c'è la soluzione, questi qua. Allora, problema, nessuno li usa. E perché non li usa?
Zipf Law, la legge di Zipf dice che tutti quanti usano quello più popolare e quello subito sotto c'è la metà, quindi se va bene sei terzo o quarto posto, sei a un decimo, un centesimo di popolarità rispetto agli altri. Quindi non funziona, se non abbiamo nessun antidoto o vaccino per contrastare la Zipf Law, è una cosa che dobbiamo, un esercizio che dobbiamo fare nella nostra mente. Ah, Tim Berners-Lee, inventore del web, anche lui c'ha una soluzione tecnologica, dice sì, il titolo è questo di un articolo sul New York Times, I created the web, here is how to fix it. Quindi intanto già un passo avanti per chi conosce che c'è un problema che va risolto, che va aggiustato, right? To fix it. E cosa fa? E dice, propone una di quelle soluzioni, abbiamo visto la pagina precedente, si chiama Solid, il suo progetto Solid, e dice, intento chiaramente lodevole, e dice benissimo, invece di dare i nostri dati alle piattaforme li mettiamo in un altro posto, li mettiamo in un posto dove noi siamo sotto li teniamo sotto controllo. Potrebbe funzionare? Può funzionare? Non ci credo perché non è che gli utenti vogliono controllare i propri dati, non gliene frega nulla. Il problema è come questi dati vengono usati per renderci in qualche modo vincolati al loro utilizzo da parte delle piattaforme che non controlliamo, sono al di fuori, sono regolati da contratti di uso privatistico e nessuno ci protegge. Quindi le leggi in realtà dovrebbero proteggere non soltanto i contratti in forma civilistica, ma anche gli utenti, diciamo, dagli abusi. E ci sono soluzioni alternative. Allora, io ne propongo una, anzi più avanti ne ho una raccolta di cinque, ma tra tutte quelle che ho visto, tutte sono dei palliativi, perché se non si va alla radice del problema non se ne esce. La radice del problema è i servizi gratuiti pagati dalla pubblicità. Questa è la radice fondamentale della questione. Se togliamo questa, togliamo l'erba sotto i piedi, questo diciamo, è una può portarci a una soluzione. Quindi sarebbe il punto di svolta per l'economia digitale. Quindi invece di avere servizi gratuiti che sono pagati, venduti, vendendoci noi alle piattaforme, no, noi paghiamo un abbonamento, no? Oppure facciamo delle donazioni e abbiamo dei servizi che sono nostri, non sono di qualcuno che li sfrutta, non tanto perché gli interessa fare il servizio, ma perché serve, vuole acquisire da noi la nostra attenzione o le nostre preferenze personali per usarle per vendere appunto pubblicità. Togliamo questo e toglieremo tutto quanto quello che ne consegue. Quindi questo potrebbe produrre finalmente una relazione più sana tra clienti e venditori. Quindi io acquisto un prodotto da chi mi piace, cioè se io voglio vedere una notizia vado sul sito del giornale, non vado su Google News che mi fa vedere i titoli di giornali di altri oppure cose simili. Quindi, e questo diciamo anche avrebbe l'effetto di ridurre la concentrazione. E c'è un esempio clamoroso di questo che funziona benissimo, ed è la Wikipedia. Wikipedia compie adesso, proprio in questi giorni, 20 anni. Ed è esattamente una cosa di questo tipo. È un servizio gestito dagli stessi utilizzatori, su supporta con delle donazioni. Nessuno può dire che è orientato in un modo o nell'altro, perché sono gli stessi utenti che contribuiscono ai contenuti e tra di loro diciamo, si organizzano per fare in modo che i contenuti siano quelli accettabili e accettati dalla comunità, non da uno o dall'altro, o da un'azienda privata. E quindi c'è un modo per uscirne. Ora, ultima ora, l'ho scoperto ieri, Richard Stallman è una persona con cui ho collaborato all'MIT, ormai cos'era nel 79, fianco a fianco, ed è stato noto perché aveva lanciato la Free Software Foundation, e lui sostiene che bisogna proibire per legge qualunque sistema che raccolga i dati, non importa se è un'azienda, un'organizzazione no profit, una struttura pubblica, non gli deve essere permesso di raccogliere i dati, se non giustificandoli per come funzione necessaria alla propria funzione. Quindi chi raccoglie i dati delle persone per vendere le persone per la pubblicità, che non è la funzione che fa un motore di ricerca, quella è una funzione diversa, oppure, ecco, queste cose qui, secondo Stama, non potrebbero essere permesse. È una cosa che ho scoperto proprio stanotte e mi pare che sia una possibile soluzione, non tecnologica come vedete, nonostante Stallman sia un grande tecnologo.
Cosa fanno gli europei? Beh, allora c'è in realtà anche questo, un altro articolo uscito di recentissimamente, che fa vedere che c'è una differenza in totale di impostazione tra l'Europa e gli Stati Uniti. Come diciamo prima, gli Stati Uniti praticamente dicono: vabbè, le aziende possono fare quel che gli pare, problemi di non abbiamo limiti sulla concentrazione perché c'è una legge antitrust, in realtà non diciamo, cosa volete? Diciamo, Google c'ha soltanto il 40% del mercato in America, c'è il 90% di quello italiano, ma chi se ne frega, in America c'era solo il 40%. Quindi, invece l'Europa sta puntando su altre, introdurre nuove normative. Quindi sono due che qui cito, Digital Market Act e Digital Service Act, sono in discussione, non sono state ancora proposte, ma riguardano una, ripeto, le regole sulla competizione, l'altra sul contenimento e repressione di manifestazioni di illegalità. C'è un articolo che però è uscito poco, sempre ieri, anzi oggi credo, di Oreste Policino sulla voce.it, che sostiene che anche questo è un palliativo. Quindi queste nuove, ipotetiche nuove norme, che toccano soltanto gli epifenomeni, non vanno alla radice del problema, non risolveranno niente. Quindi lui dice, magari è meglio riferirsi alle carte dei diritti, piuttosto che queste nuove norme che non portano da nessuna parte. Cioè, voi sapete che con queste norme alla fine cosa si può succedere al massimo? Beh, si fa pagare una multa. Allora, con grande clamore, l'Unione Europea ha dato una multa di $1 milione o di euro, credo, a Facebook. Beh, il giorno dopo Wall Street ha festeggiato, il titolo è schizzato in su, perché €1 milione ci sono noccioline, cioè, lo fanno in mezza giornata quel guadagno. Quindi non toccano la sostanza delle cose. Dice, un altro tentativo è stato quello di dire, diciamo, Apple non paga le tasse ai paesi in cui opera. Apple ha fatto causa e la Corte Europea gli ha dato ragione, non è vero, diciamo, cioè, non è vero, lo fanno, ma hanno legittimamente, ho sentito dalle leggi fare così. Quindi, quello che dice Oreste Policino è che bisogna costruire un linguaggio comune. Mi piace molto l'idea del linguaggio, perché qui siamo in mezzo a una comunità di umanisti, di linguisti, in cui bisogna avere almeno i concetti comuni, e ci mancano ancora questi concetti, che abbiamo concetti del secolo scorso, diciamo, sui diritti e sulle libertà, eccetera, ma siamo di fronte a una sfida in cui occorre forse concepire dei nuovi concetti, quindi un linguaggio che sia in grado di affrontare in modo unitario questa sfida in cui ci troviamo di fronte. Io, diciamo, concludo presentando alcune ipotesi, diciamo, di normative. Ripeto, non sono un giurista, ma ho riflettuto su quelli che possono essere interventi sulle cause dei problemi. Allora, vi ricordate che Asimov ha prodotto delle leggi della robotica, che sono tre famosissime leggi che dicono che un robot non può fare danno agli umani, che deve però rispettare gli ordini degli umani, però questo non può andare in conflitto, deve anche preservare la sua esistenza, quindi non deve evitare, diciamo, che queste due leggi vadano in conflitto tra di loro. Sono leggi molto carine per questo aspetto ricorsivo. Però questo riguarda i robot. Il problema adesso non sono tanto i robot, ma oggi il problema è quelli che li usano i robot. Cioè, i robot non sono agenti che operano autonomamente. In realtà i robot oggi sono dappertutto, diciamo, tutti gli strumenti digitali sono dei sistemi automatici, possono essere considerati dei robot. Non hanno le sembianze umane, ma sono dei meccanismi algoritmici digitali. Allora bisogna fare in modo che chi usa questi robot, non è una questione anche qui etica, è una questione più che altro economica, sociale, socio-economica, psicologica, come cercavo di, secondo me, focalizzare in precedenza. E quindi bisogna fare delle norme che assicurino che non vadano l'utilizzo di queste tecniche e tecnologie, non vada a colpire questi aspetti della nostra vita umana. Quindi, allora, il primo problema è quello dell'acquisizione, dell'espansione in settori multipli. Quindi evitare che chi è diventato, per mezzi suoi, per fortuna, perché guardate che Facebook e MySpace non è che fosse uno estremamente più bello dell'altro, e MySpace oggi non esiste più, è dovuta alla legge di Zipf, e quindi molto spesso la legge di Zipf è una coincidenza, una fortuita coincidenza. Quindi bisogna evitare che qualcuno che ha avuto la fortuna, la bravura, diciamo, di esserci trovato al punto giusto, al momento giusto, di essere diventato il primo, diciamo, nella curva di Zipf,
di poter usare questa sua colpo di fortuna per allargarsi e colonizzare o acquisire dominanza in altri settori. Quindi non puoi acquisire più del 25% in società che non sono strategiche al tuo business. Tra l'altro in questi momenti abbiamo una situazione del genere con Nvidia che sta acquisendo ARM, che è la società che fa l'unica società europea che progetta CPU, cioè processori, e sta per essere acquisita dalla società americana, quindi l'Europa sta per perdere anche l'unica azienda europea in grado di competere a livello mondiale nel mondo dei processori. In questo caso, appunto, con un'acquisizione del 100%. Questa legge impedirebbe questa operazione. Tra l'altro, insieme con Herman House abbiamo scritto una lettera alla First Tiger chiedendo di sospendere questa iniziativa. Primo punto. Secondo, chi diciamo ha la fortuna, perché alla fine in molti casi è oltre alla bravura, certamente non indisputabile, ma anche spesso diciamo condizioni di fortuna, si trova a avere in situazioni diciamo di dominio, deve in qualche modo dare indietro e quindi deve destinare almeno il 30% di ciò che investe nella sua attività di ricerca in attività di ricerca o di sviluppo pubblico, quindi che torni questo alla società, quello che è stato sono stati diciamo, i suoi ritorni e benefici. E poi, diciamo, non potrai vendere pubblicità, per me è la situazione drastica. Se tu offri un servizio gratuito, quel servizio deve essere pagato, ma non può essere pagato da altri attraverso la pubblicità, rivendendo il fatto che qualcuno usa quel servizio. Poi questa è una questione che riguarda più sottile, che riguarda il fatto diciamo delle piattaforme, cioè non potrai rivendere come servizi a terzi quello che tu stesso usi per la tua piattaforma. Per esempio Apple Store non potrebbe vendere i suoi servizi sull'Apple Store perché in questo modo c'è un conflitto di interessi, diciamo. Lui ha la possibilità di, e ci sono cause in corso su questo, diciamo, di promuovere anche con Amazon, mettere i suoi prodotti rispetto a quelli della concorrenza. E infine i dati raccolti. Questa è una questione molto delicata perché ci sono appunto chi considera la grande ricchezza e che quindi in qualche modo questo valore dovrebbe tornare indietro. Purtroppo non è in realtà così, perché il valore dei miei dati personali è praticamente zero, insignificante. Quello che è il vero valore è dalla raccolta di tutti questi dati. Quindi milioni di dati o miliardi, i dati di miliardi di persone hanno un valore. Il valore del singolo non vale praticamente niente. Quindi, come se qualcuno dice, dobbiamo dare indietro una percentuale di guadagno alle persone che danno questi dati, riceveremo niente. Invece, dobbiamo considerare i dati che sono raccolti come un bene comune e non sono miei, non sono di nessuno, sono della comunità e quindi non possono diventare beni privati. Quindi quello che avviene in questo momento è che i beni vengono presi, diciamo, se qualcuno che va su un campo di mele e si prende i frutti delle mele e li mette nel suo cesto e li fa diventare suoi. Questo non deve succedere, quindi sono beni comuni, quindi devono restare alla comunità. Non ha senso che diciamo, ciascuno ne traga un beneficio personale, ma la comunità stessa deve trarre un beneficio, quindi questo vuol dire che i dati devono essere messi a disposizione in questa proposta a di tutti, non soltanto di quelli che li hanno raccolti. Conclusione. Allora, i GPT, le tre GPT dell'informatica che abbiamo vissuto in questi 45 anni hanno portato a stravolgimenti radicali nella nostra società, economici, sociali, politici e psicologici. Io citavo appunto Daniel Kahneman, che è uno psicologo. Molti di questi fenomeni, questi risultati, effetti sono stati positivi, ma ci sono stati alcuni negativi e sempre più cominciamo a vederli questi negativi. Quindi occorre affrontare questa questione, soprattutto degli effetti negativi del problema, da tutti i loro punti di vista, quindi affrontarli nella loro interezza. Non basta vederli da informatico che dice vi do la soluzione parziale del problema, vi do un altro strumento informatico o psicologico, dice vi spiego come stare una settimana senza cellulare. Non sono palliativi, non sono soluzioni. Dobbiamo affrontare tutti insieme i problemi per avere una situazione in cui arrivare a una situazione di società che si comporta complessivamente in modo diverso, non gestire, trattare i singoli. E gli interventi sono profondi e vanno apportati a tutti i livelli, quindi come dicevo, dal livello mentale, la nostra
modo di ragionare, di comprendere i fenomeni, a quelli appunto organismi, diciamo, società, aziende, stati, nazioni o sovranazionali. Quindi è un compito enorme. E poi bisogna fare attenzione appunto che questi problemi sono di grande dimensione, quindi sono problemi globali, e quindi dobbiamo imparare a sviluppare dei nuovi strumenti interpretativi e legislativi che ormai sono, non possiamo usare probabilmente le categorie e gli strumenti che usavamo un secolo, due secoli fa. E quindi la concludo con un appello, diciamo, questo sarebbe un compito immane da svolgere, che richiede la partecipazione di tutti gli esperti di tutti i settori. Bisogna appunto affrontare il problema da tutti gli aspetti, e quindi gli aspetti umanistici sono cruciali. Io sono un informatico, ma ai miei colleghi dico state attenti, non è un problema informatico che risolvo aggiungendo tecnologie informatiche, è un problema che va risposto nella società, con il contributo di tutti quelli che studiano gli aspetti della questione, che sono aspetti molto, molti, molti casi di livello umano, sociale, economico. Ho finito. Beh, intanto ti ringraziamo tantissimo, Giuseppe. Ti avevo già sentito. Devo dire che ho apprezzato moltissimo le conclusioni, perché mi ricordo il tuo primo intervento, che era molto apocalittico. Questo è un apocalittico un po' più integrato da qualche ottimismo o comunque da qualche spunto, e quindi veramente grazie.